C'è al telefono con noi un grande ex arbitro. Fammi presentare Piero Ceccarini al telefono con noi. Buongiorno Ceccarini. Buongiorno. Buongiorno. E grazie buongiorno. Chiaramente per aver accettato il nostro invito. Umberto, allora. Insieme al telecronista dell'epoca che trasmetteva la partita in diretta su Telefiù. Sì. Cioè era affiancato da Collovati e Chiesa, ok? Ok. I quali al momento in cui è accaduto l'episodio hanno detto: no, non è calcio di rigore, ha ragione Ceccarini. Poi, di fronte alle proteste dei calciatori in campo, ha detto: andiamo a rivedere l'episodio, rivediamo l'episodio. Non poteva comunicare con. Lei non poteva comunicare con Chiesa e Collovati, però. No, con Cesare Collovati. Collovati e Chiesa, però voglio dire: ok, ma io in campo ero sicuro, Partiamo da questo presupposto. Sì, ma infatti gli abbiamo posto una domanda diversa. Cioè, lei sarebbe andato al monitor a vedere l'episodio? Ma non è diverso. Non sto dicendo che lei l'ha fatto in malafede. Lei era convinto della decisione, ovviamente. No, ma io ero convinto. Io sono ancora convinto. Se no si va a vedere l'episodio. No, ma per carità, ma qui non si sta a stindacare questo. Si sta semplicemente chiedendo. Lei è ancora convinto che non ha sbagliato, quindi. No, se poi lei mi dimostra che invece ho sbagliato, io ne prendo atto. Sto dicendo se al VAR ci fossero stati Collovati e Chiesa, al VAR avrebbero giudicato e detto non è calcio di rigore, quindi non mi avrebbero chiamato per dirmi guarda vai a rivedere, quindi lei sta dicendo che l'ex arbitro che all'epoca poteva essere un VAR come Chiesa non avrebbe chiamato più Collovati che lo immaginiamo come una sorta di assistente al VAR. Lei ci sta dicendo che non le avrebbero chiamato di andare al monitor. Se avessi visto l'episodio al monitor, Ronaldo va fisicamente su Giuliano. Questo è. Quindi lei è convinto che ha fatto una giusta scelta. Certo, allora andatelo a rivedere. Se voi. Per me è... Massimo Chiesa, Ceccarini ha spiegato così l'episodio. Ha citato un ex arbitro che in quel momento stava commentando, che ha commentato a caldo. Cosa vuoi dire di quell'episodio? È diventata quasi una roba. Di quelle lui vorrebbe metterci una pietra tombale, penso sia impossibile sportivamente metterci una pietra tombale. Le immagini, io stavo facendo la telecronaca con Marianella e Collovati, chiaramente quando sei in cabina di commento guardi il campo, non guardi il monitor e giudichi. La sensazione che ho avuto io confermo che ho detto che secondo me non era calcio di rigore. In presa diretta l'ho detto io, l'ha detto Fulvio Collovati e Marianella ci è venuto dietro. Lui aveva, a dire il vero, un filino più di dubbio, diciamo. Di dubbio, però il discorso proprio della dinamica, guardandolo anch'io sono rimasto ingannato dal se lo rivedi, Ronaldo cambia direzione. E questo Ceccarini, nella buona fede della sua interpretazione, lo spiega, perché dice è l'angolo di visuale, io mi sono trovato questo qua che ha cambiato la direzione e ho visto l'impatto. Ecco. La sensazione che lui ha avuto in buona fede, però, la sensazione contraria di quello che le immagini stanno sostanzialmente dicendo. Su questa partita rimarrà alla storia per quell'episodio. Tra poco vedremo gli episodi chiari. Cosa vuol dire quando Ceccarini dice c'era una sorta di VAR in quel momento, no? E poi dice i commentatori, però anche i commentatori mi hanno comunque dato quasi come cioè, VAR, dice, cioè, no, il VAR c'era il quarto uomo in campo, ecco. Sì, e il VAR, il televisore in quel momento. Il discorso è che noi abbiamo visto il replay e i primi replay sostanzialmente creavano un po' di dubbi. Adesso è facile dirlo, sono passati 20 anni, allora c'erano già tante telecamere, ma ce ne sono, parliamo di 8. Adesso la copertura è veramente integrale. Dipende. Io sono d'accordo su quello che lui argomenta, nel senso che lui spiega perché l'ha giudicato così. Qua finisce il discorso. Tanto recuperiamo da un punto di vista tecnico, perdonami, da un punto di vista tecnico l'errore che ha fatto è stato enorme. E lui era un arbitro internazionale che si stava giocando anche la partecipazione al mondiale, cosa che poi non ha fatto.
In che senso? Perché poi alla fine l'errore tecnico non è fallo, contatto fisico, fischia la punizione a favore della Juventus. Lui invece ha lasciato proseguire, l'azione prosegue, rigore per la Juve. Ha perso, è stato particolarmente sfortunato perché nella controazione, diciamo, nella ripartenza si è creato una situazione tra l'altro anomala, perché Simoni era in campo e lui non se n'è accorto. Recuperiamo la clip, Giuliano Ronaldo è entrato in area di rigore e lì c'era calcio di rigore evidentissimo. Simoni giustamente espulso perché non si può entrare in campo 20 metri, si agita soltanto il pubblico. Riesce a servire Nolito, prende posizione davanti Ienaccio, entra Sterling, controlla, subisce il pollice che avanza lontano. No, non c'è stato nulla, ancora Sterling che da lì.